È in corso di svolgimento e proseguirà fino a sabato 6 luglio la 24esima rassegna di drammaturgia contemporanea promossa dal Teatro Nazionale di Genova, un osservatorio su testi inediti e autori ancora non conosciuti in Italia che negli scorsi anni ha spesso consentito delle scoperte interessanti. Nel programma di quest'anno figurano tre autrici, una canadese, una spagnola e una tedesca, un autore greco e uno siriano. Claudia Castellucci e Chiara Guidi con Il Regno Profondo e Pippo Del Bono con La Gioia inaugurano domenica 2 giugno la 24esima edizione del Festival delle Colline Torinesi. Fra gli altri titoli da segnalare, Scavi e Quasi Niente di De Florian Tagliarini, Commedia con Schianto di Liv Ferracchiati, presentato in Prima Nazionale, Kingdom della Agrupación Señor Serrano, per la verità non proprio all'altezza delle straordinarie creazioni precedenti della compagnia, il bellissimo La Plaza dei Catalani e il Conde de Torrefiel e in chiusura Repeat Up and Start Again dei Motus. Giovedì 6 a Milano comincia da vicino Nessuno è normale, una particolarissima fucina di iniziative che per un mese e mezzo trasforma gli spazi dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini in un polo non solo di spettacoli ma anche di incontri, di laboratori, di letture, di performance artistiche e musicali. Il primo appuntamento alla Casa della Memoria è una riflessione sul libro di Alexander Kluge, L'incursione aerea su Halberstadt dell'8 aprile 1945. Sul fronte teatrale vero e proprio spiccano un Rev Foster Wallace ideato da Stefano Bartezzaghi e da Fanny Alexander con una nutrita schiera di attori, la prima tappa di un nuovo progetto di Milena Costanzo ispirato ai Miserabili di Victor Hugo, Overload del Teatro Sotterraneo e Underground di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti. Le date, i luoghi e altre informazioni le potete trovare nella versione scritta dei consigli. Buon teatro, come sempre, buon teatro a voi tutti.